Buonasera signore e signori e benvenuti al nuovo video di Infiniti Racconti. Facciamo subito una domanda: vi siamo mancati? Amici di Infiniti Racconti, qui c'è anche il Junks, anche se non ha aperto questo video, ma è sempre presente. Oggi siamo tornati. Ehi ragazzi, siamo tornati. Per poi andarcene, per poi tornare di nuovo, come quelle donnine che battono sulla tangenziale, che vanno e vengono, caro Rudin. Per favore, dobbiamo. Anche se il gioco che stiamo facendo vedere è mature, è per adulti, noi dobbiamo avere un commentary molto teenager 18 plus. Bene Rudin, allora io ti chiederei: perché ce ne siamo andati e perché siamo tornati? Perché queste sono le domande ricorrenti. Vai, spiegacelo. Ce ne siamo andati perché abbiamo una vita, abbiamo degli impegni, abbiamo persone che ci vogliono bene, malgrado le apparenze, malgrado le apparenze. Perché siamo tornati? Perché vi amiamo. Sì, vi amiamo tanto. Non siamo gay, ma insomma, le donne che ci seguono le amiamo. I maschi li amiamo, ma in senso diverso, ovviamente. Cioè, noi vi amiamo, però no homo, ecco, questo è no homo, no cry. E quindi abbiamo pensato, inoltre, visto che a giorni, magari è già uscito, mi pare, è già uscito Bulletstorm. Sì, io intanto mi sto legando col mixer perché non so com'è, i volumi della voce di Rudin si alzano e si abbassano. Si abbassano come se fossero la primavera tedesca. O come se fossero un vecchio senza Viagra. Vai. E quindi, visto che è uscito, sta per uscire Bulletstorm, abbiamo pensato di, diciamo, celebrare questo bellissimo gioco facendo una speedrun, una run della demo. E vorrei anche dire che Rudin ha come sempre manie di protagonismo. Cioè faremo due versioni di questo video, Rudin, vero? Una faccela vedere, faccela toccare, e una poi seria, ovviamente. Sì, no, visto che noi siamo delle puttane per le visite, diciamolo. Yeah. Faremo due. No, l'idea è che questo video più questo commentary è più un video celebrativo. Cioè per ringraziare del vostro supporto. We are back. Del fatto che tipo siete diventati 1600. Oh yeah. Quindi per ringraziarvi, nonostante siamo degli ingrati perché non facciamo video da molto. Nonostante frequentiamo ingegneria informatica. No, vabbè, questo è più appunto il nostro video molto di ringraziamento e di ritorno. Poi farò un video invece. Aspetta, scusami, un ritorno soprattutto ai Rudin, perché io gli auguri a Capodanno sono riuscito a farli. Sì. Ora Rudin torna, vai, spiega. E quindi farò il prossimo video, invece dirò sempre con questo filmato come fare una speedrun, una run della modalità eco della demo soddisfacente, giusto per avere le 3 stellette. Vorrei chiederti una cosa, Rudin. Sarò insensibile, però spero che partecipiate voi tutti a questa mia domanda. Rudin, io so che un tuo familiare sta male. Non dovevi andare là. Comunque sì. No, voglio rendere così gli rendiamo partecipi di tutto. No, sì, e poi magari vedremo nei commenti. Sì, magari, sicuramente. Allora, raccontiamo. Veloce. Così. Il mio coniglietto Gheggi purtroppo ha avuto un problema all'intestino e quindi... E siccome mi sa che l'abbiamo nominato qualche volta, se non sbaglio, quindi volevo... Mangiami. Sì, perché quindi... la gente è insensibile, proprio, è insensibile. E quindi preghiamo per mangiami, signori. Insensible people is insensible, praticamente. Prognosi riservata. Speriamo che guarisca. Yes. Mi ero preparato una serie di battute cattivissime sul coniglio, ma dato che insomma non sta bene, eviterei e andiamo avanti. Veramente quello è un cruciverba, non sono una lista di sì. battute. No, infatti facevo finta, ma non rovinarmi l'effetto, Rudy. Benissimo, ma quanto è tamarro da 1 a 14 questo Bulletstorm, Rudy? Da 1 a tamarro è molto tamarro. Da 1 a Unreal Engine 3, quanto è tamarro? Unreal Engine 4.5 tamarro. 4.5. Perché al 6 probabilmente. Aspettiamo il seguito di Bulletstorm. Non per fare... Hanno già annunciato i DLC. Allora DLC, aspettiamo gli DLC. Quindi... No, vabbè, scherzi a parte. Questo è uno sparatutto in single player. Praticamente sempre prodotto da Epic Games. People Can Fly. L'obiettivo è, come in un gioco arcade giapponese, fare punti. Nel senso, c'è questo. Come Vanquish. Per favore, non farmi ricordare Vanquish. L'ho odiato. Ho odiato quel gioco allo sproposito. Comunque, il sistema di skill shot, quello che state vedendo adesso, è un sistema di punti abilità. Insomma, dovete tipo fare delle uccisioni fantasiose. E più ne fate, più punti vi danno. E
dovete anche variegare, perché la prima volta che farete un tipo di ski shot vi darà il massimo del punteggio, poi ve ne darà sempre un quarto, sì, tipo. Vorrei solo avvisare Rudin che non abbia fatto un piccolo fail, cioè nel senso c'era un pezzettino di filmato che non ci serviva. Abbiamo iniziato a commentare. No, quello da quello ah, lo da, lasciamo. Quello lo lasciamo, okay, da una okay. specie di da una specie di work in progress. Ok, insomma. Mettiamo la pezza a colore sul fail, ragazzi. Come siamo bravi a cavarci dai guai, ma ingegneria si impara, questo è altro. No, vabbè, quando altro. Faremo la il quello video, serio lo togliamo. Quello serio poi lo togliamo. Bene ragazzi, qua ci stiamo attrezzando sempre con un nuovo materiale, non svegliamo nulla insomma, però il materiale arriva, le attrezzature si rimpinguano e anche sì. le nostre ambizioni come mignolo e prof di conquistare il mondo si fanno sempre più cospicue. E avremo bisogno del vostro aiuto, quindi dite ai vostri familiari, amici, cugini tutti di iscriversi e se avete canale. Anche qualche cugina gnocca potete fare donazioni in natura, noi accettiamo. Sì. Sì. Quindi prego, prenotatevi, c'è una lunga lista d'attesa, ma insomma chi vivrà vedrà. Quasi 12.000 punti. Sì, non è il meglio c'è gente che è arrivata a 24.000, 25.000, però... Quindi ragazzi, il nostro tempo è scaduto, vi darei appuntamento al prossimo video, quello serio o spierto, in cui io farò una piccola introduzione e poi parlerai il buon Rudin. Arrivederci.